Buonasera amici e amiche di Nova News 24. Maria De Filippi ritorna al timone dei suoi programmi, dice ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato. Poi annuncia la classe di amici che andrà a serale. Maria De Filippi oggi è ritornata al lavoro a distanza di una settimana esatta dalla scomparsa di suo marito Maurizio, un lutto che ha portato Mediaset a sospendere tutte le trasmissioni di Maria e dalla messa in onda di Uomini e Donne al pomeriggio fino ad arrivare ad Amici, seppur avessero già pronte tutte le puntate registrate in tempi non sospetti. E così dal palinsesto è sparito C'è posta per te, Amici e Uomini e Donne. Il primo a tornare in onda sarà C'è posta per te domani, sabato 4 marzo, dopo uno stop che ha visto al suo posto i due speciali del Maurizio Costanzo Show, ovvero quello del 1999 con Gasman, Sordi e Venditti e quello con Buongiorno Mike e Corrado. Seguirà Amici domenica 5 marzo, una puntata tanto attesa che è stata registrata prima però della morte di Costanzo. Infine Uomini e Donne con la regolare programmazione dal lunedì 6 marzo. Oggi pomeriggio però Maria è tornata in studio per registrare un nuovo appuntamento di Amici che è iniziato con un lungo applauso dedicato proprio al conduttore scomparso. Questi per la De Filippi sono dei giorni difficili, non solo perché Costanzo è morto, ma perché si è ritrovata anche costretta a smentire delle fake news in merito all'eredità, di cui non vogliamo però dire nulla. E queste fake news però l'avrebbero particolarmente sorpresa e addolorata, come dichiarato dal suo avvocato. Maria De Filippi ricomincia come ricomincia la vita quotidiana. Noi ovviamente siamo dalla parte della conduttrice e siamo sicuri che pian piano riprenderà tutta la sua forza al timone dei suoi programmi. Lei dice faccio questo perché così mi hanno insegnato. Ovviamente il lavoro è una parte importante della vita da cui non ci si può esimere e sicuramente Maria facendo questo riesce un po' a distrarsi da quelle che sono le situazioni terribili di cui ha vissuto in questo periodo. Noi ci stringiamo attorno alla conduttrice e a tutto lo staff dei suoi programmi. Intanto, amici di Nova News 24, diteci cosa ne pensate di quello che sta succedendo e del ritorno dei programmi. Se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.